Sola. Grazie per la domanda.
So, ti giuro che non mi viene in mente niente. Vediamo, rispondo a qualcos'altro. Se mi viene in mente, in caso lo dico. Inoltre, hai mai avuto un iscritto riconoscibile? Ad esempio, a prima vista, già solo per la foto, magari? O comunque qualche iscritto a cui sei più legata? Allora, qualcuno di riconoscibile? Sì, perché ho persone che conosco che mi seguono e quindi dalla foto le vedo. E ho comunque già dal nome, se è questo quello. Sia fatta.
Mai in realtà no, non credo
super pericoloso, ma non lo so, a me questo genere di cose mi piace.
Sei mai stata tradita? Mi chiede sempre Fantabox.
mi sono stufata, oppure ho semplicemente detto: ma chi me lo fa fare? Poi mi mette in soggezione e quindi l'ho interrotto, perché appunto, come ripeto, a me l'horror non piace, o meglio, ci sono varie sfaccettature dell'horror e tendenzialmente l'horror paranormale non mi piace. Ma se ci sono delle componenti horror tipo un po' più grottesche, allora ancora sì. Dipende. Mezzo mi fa altre domande, mi chiede: hai mai detto a qualcuno di conoscere qualcosa che in realtà non conosci? Sì, sebbene solitamente dico cose che conosco proprio perché non mi piace che quella persona dica: ah, ma vedi che questa cosa non è vera? E quindi mi informo prima di dire qualcosa. È capitato che ho detto qualcosa che in realtà non conoscevo, però avevo l'intuizione. Se così, ecco. Sempre Peggio mi chiede: hai mai pensato di cambiare totalmente vita? Anche più di una volta. E ho pensato di cambiare sia stile di vita, sia stile, modo di pensare, cambiare casa, cambiare posto. Ci penso perché, non perché non mi trovo bene dove sto. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti abbia tenuto.